back in ETV. Ciao a tutti, benvenuti a Balconi TV in Roma, io sono Mika e oggi sono in compagnia delle Cardamo Mo. Ciao ragazze e ragazzi, ciao, benvenute. Ciao. Cosa volete suonare per noi oggi? Ora suoneremo Disamore. Dai, poi ce lo presenti. Quanta eleganza, quanto stile, bravissime le Cardamo Mo per Balconi TV Roma. Presentiamo un po' la band prima di parlare di cosa avete suonato. Allora, al bombardino Ivan Radicioni, detto anche lo Zigano della Magliana, e all'organetto Gioia Di Biagio, all'organetto Marta Vitalini e io sono Antonia Harper, violino e voce.
Questo brano invece di Samore, mi raccontavate, era un brano inedito, farà parte del vostro secondo album, in uscita proprio a settembre di questo 2014, quindi raccontami un po'. Allora, sì, stiamo lavorando al prossimo disco che uscirà a settembre e si chiamerà Vals de Meduse, come un pezzo che abbiamo fatto nell'album precedente, che è del 2012. Che ce l'abbiamo qua, tra l'altro, lo facciamo vedere, è un disco omonimo. Esatto, e Vals de Meduse è stato anche soggetto di un videoclip e di uno spettacolo. E il videoclip ci ha portato anche a Berlino e ve ne parla la regista che è qui con noi, Gioia. Dai, raccontami un po', so che avete vinto un premio molto bello a Berlino. Abbiamo vinto a Berlino, ma anche in Italia vari premi. E nel video le nostre ombre prendono vita, perciò è ispirato alle ombre cinesi, ma con la motion graphic prendiamo... ognuno di noi è un personaggio e ognuno di noi racconta la sua biofantasia, cioè la biografia e la fantasia che sfocia nel surrealismo. È molto bello perché la vostra musica è molto legata anche al teatro, no? Sì. Sì, facciamo, come ho detto, ognuno di noi è un personaggio e nello spettacolo raccontiamo le nostre storie intermezzate dalla musica. E adesso invece, dato che siamo nel 2014, il disco è uscito nel 2012, cosa avete fatto oltre a essere anche in giro, al di fuori dall'Italia? Avete fatto un tour, altri video? Non lo so, dimmi cosa è successo in questi 2 anni? O tu o chi vuole parlare? Sì, 1 anno e mezzo di tour con il primo album in cui ci sono dei pezzi inediti nostri e poi abbiamo creato questo spettacolo, abbiamo composto e eseguito le musiche di altri 2 spettacoli teatrali, uno una lettura di Concita De Gregorio che si chiama Manchi solo tu e poi abbiamo fatto il video che è stato un grande divertimento e con questo video abbiamo continuato a girare, siamo andati in Germania e ora continuiamo anche col prossimo album. E a Parigi? A ottobre andremo a Parigi e per tutta l'estate comunque gireremo, faremo concerti, un po' ovunque. Ci lasciate magari i vostri contatti così chi vuole seguire i vostri passi lo può fare, non lo so? Sì, abbiamo un sito che si chiama www.lecardamomo.com, senza l'accento, e poi la pagina Facebook, poi per ascoltare le musiche su YouTube, su SoundCloud e quant'altro. Il disco è autoprodotto, però lo troviamo anche online? Sì, online, sì, Spotify, Amazon, iTunes. E poi nei vostri concerti, ovviamente? Sicuramente. Ottimo, ragazze e ragazzi, io vi ringrazio tantissimo di essere stati ospiti qui a Balconi TV Roma, è stato molto bello e spero di rivedervi dal vivo magari, sarebbe bellissimo. E con voi ci sentiamo per la prossima puntata, questo è Balconi TV Roma, io sono Mika, ciao, grazie mille. Balconi TV.